Siamo qui con Coach Molino. Dopo la splendida vittoria della Passalacqua Ragusa contro Schio, si rinnova la sfida per quest'anno in Serie 1? Ma si rinnova la sfida Ragusa-Schio, ma ci sono anche Napoli, Venezia e Lucca che hanno squadre competitive che credo potranno dire la loro sino alla fine. Siamo felici di questo risultato perché Schio non perdeva in stagione regolare sul proprio parquet da 4 anni. E poi perché col nostro percorso di crescita passava attraverso una buona prestazione Schio, visto e considerato che le nostre straniere sono arrivate da poco e dovevamo ancora trovare giusti equilibri. Voi rappresentate quella che è la Sicilia cestistica, per voi è una bellissima responsabilità ma anche una vetrina importante. Ma sappiamo che abbiamo questo fardello pesante, però sappiamo anche che la società è cresciuta tanto in questi 3 anni. 3 anni fa eravamo ancora in Serie A2, adesso Ragusa è conosciuta in Italia ma è conosciuta anche all'estero, nella WNBA parlano di Ragusa perché giocatrici importanti che giocano la WNBA adesso giocano anche nel nostro campionato e a Ragusa, quindi io credo che sia motivo di vanto e come sempre quando si vogliono raggiungere risultati importanti e di prestigio bisogna avere anche delle responsabilità importanti e sapere di dover convivere con la pressione di vincere a ogni costo. Proprio perché siete una squadra come punto di riferimento, cosa si sente di dire un po' a tutto il movimento cestistico isolano? Quali sono un po' le carte da giocare per riuscire ad emergere? Ma io credo che ci siano tante realtà come Catania, come Palermo, che stanno cercando di venire fuori dalle serie inferiori. È importante la politica dei piccoli passi. Io credo che chi arriva in Serie 1 e non c'ha poi un budget adeguato per poterla fare, è meglio fare un anno in più, 2 anni in più in Serie A2, programmare un po' la volta, inserire una giocatrice alla volta di stagione in stagione, curare il settore giovanile e al tempo stesso poi programmare quando sarà possibile un risultato di prestigio.